caratteristiche che devono avere i refrigeranti, vi ricordate? Quindi è un elenco praticamente molto lungo e alla fine nessuno dei refrigeranti usati, conosciuti, disponibili ha tutte quelle caratteristiche. Quindi alla fine è un compromesso, cioè ogni refrigerante è più adatto per determinate applicazioni, ma il refrigerante in toto ideale, che abbia caratteristiche termodinamiche, valori pressori, volumi di refrigeranti, temperature critiche, tutte queste cose non esiste. Quindi ecco perché ci sono tanti refrigeranti. L'R22 ormai, lo sapete, si può utilizzare soltanto il gas recuperato o quelle in bombole, diciamo, sigillate, però non è proibita l'importazione, né è proibita la fabbricazione. E quindi l'R22 ormai tende a sparire. Il prezzo dell'R22 è arrivato a valori altissimi. Qui sulla seconda pagina vedete, vi dice al secondo paragrafo, secondo paragrafo, vi dice: purtroppo la legislazione votata nell'immediatezza degli accordi di Montreal ha posto come data limite l'utilizzo il 31 dicembre 2009, parla dell'R22, se proveniente da bombole sigillate, ulteriormente prorogabile al 2014 se trattasi di gas riciclato. Al momento la disponibilità di gas riciclato è scarsa, il prezzo del refrigerante vergine è in ascesa vertiginosa a causa dell'offerta in calo e della richiesta che invece aumenta. Quindi l'R22 però ormai deve sparire, cioè quando sarà finito anche questo che si recupera, che si ricicla, praticamente entro il 2014 l'R22 deve finire. Che cos'è che lo può sostituire? L'R22, vi ricordate che gas era? Unito al cloro-fluorocarburo, quindi aveva un contenuto di cloro, ecco perché, no? Deve cessare. Era un cosiddetto fluido di transizione, perché il fluido originario era il cloro-fluorocarburo. No, in origine c'era il cloro-fluorocarburo. Oggi abbiamo gli idrofluorocarburi, senza cloro. Quelli di transizione dai cloro-fluorocarburi agli idrofluorocarburi erano gli idro-cloro-fluorocarburi, tra cui l'R22, che è stato in assoluto il gas, diciamo, più utilizzato in impianti di condizionamento e refrigerazione. Bassa, media, alta temperatura, insomma, viene usato dappertutto. I gas sostitutivi quali sono? Il 407C. Attualmente il 410A, ma il 410A ha poco a che spartire con l'R22, perché richiede delle macchine progettate appositamente per il 410A. Invece sono chiamati fluidi di transizione perché devono consentire l'utilizzo di queste macchine nate per i fluidi refrigeranti che poi tendono a sparire, con fluidi refrigeranti invece ammessi dalla normativa. Quindi sostituire il gas refrigerante senza dover sostituire la macchina, se no sostituisce la macchina, allora cambia tutto. Allora, Questition, fabbricato dalla DuPont, che cosa dice qua? È un refrigerante naturalmente un idrofluorocarburo di semplice uso, non lessivo dell'ozono, perché naturalmente è un idrofluorocarburo, originariamente progettato per sostituire l'R22 nei chiller per acqua a espansione diretta già in uso. I chiller sono le macchine idroliche nelle quali circola l'acqua fredda. Vi ricordate? Non si dice chiller. Allora, la SRAE gli dà il numero R422T. Sostituisce, vedete, l'R22. No, siamo alla prima pagina. Sostituisce l'R22. Le applicazioni di questo 422D, che cosa vi dice la DuPont? Vabbè, usato per il CDA, questa sono i vantaggi. Allora, consente un retrofit semplice, rapido ed economico. Che cos'è il retrofit? È la sostituzione del refrigerante
sfoglia il RR 22 che ha aumentato il prezzo, di cui non comincia che scarseggia sul mercato, e mette il RR 422B, quindi è una cosa molto interessante, perché contiene idrofluorocarburo che non danneggia l'ozono. Ecco, fate attenzione adesso: nella maggior parte dei casi non è necessario cambiare il tipo di lubrificante durante il retrofit. Il lubrificante, nella maggioranza dei casi, dice l'olio che sta dentro rimane lo stesso. L'olio che lubrifica è la sostituzione del refrigerante. Toglie l'R22 e ci mette il 422B. Questo piscio. R 422D. R422D sostituisce l'R22. L'R22 è il gas in assoluto più diffuso. È stato? È stato. Ma ancora oggi, nella stragrande maggioranza di impianti, trovo ancora l'R22. Quindi questo gas sostitutivo è molto importante, vista la diffusione dell'R22 e delle macchine R22. Allora vi dice, non è necessario cambiare il tipo di lubrificante durante i retrofit, cioè si può sostituire il gas lasciando lo stesso olio lubrificante, mentre voi sapete che gli idrofluorocarburi, quelli moderni, con quali oli vanno? Con gli oli poliesterici. Poi è compatibile con lubrificanti tradizionali e di nuova formulazione. Quindi i lubrificanti tradizionali sono gli oli minerali, o quegli oli sintetici o parzialmente sintetici, o anche gli oli poliesterici, quindi è compatibile con tutti. Consente di utilizzare gli impianti esistenti. Per il 410A non lo si può utilizzare gli impianti esistenti, no? Abbiamo visto che non. Consente il rabocco. Che cos'è il rabocco? Aggiunge una quantità, se c'è scarsità di carica, si rabocca. Consente il rabocco durante il funzionamento senza eliminare il refrigerante residuo. Lo mischi con l'R22. È tipo muro, che ciò poi aggiunge una terza sta quarta. Sì, non è puro in realtà, è miscela. Però diciamo, se manca un 20% di R22, ci metti il 422. Quindi l'olio rimane lo stesso. Puoi fare un retrofit completo lasciando lo stesso olio. Lo puoi aggiungere senza levare il fluido di prima. È, come si dice a Roma, una svolta, no? Sembra. Prestazioni, le prestazioni di questo gas: capacità ed efficacia pressoché equivalenti a quelle dell'R22 nella maggior parte dei sistemi. Pressione e temperatura di scarico al compressore, no? Significativamente inferiori rispetto a quelle dell'R22 per una maggiore durata del compressore. Il compressore è meno sollecitato, no? Se scarica con temperature e pressione inferiore, la tua alta pressione. Consiglio sul lubrificante: Lishion M029, che è sempre lo stesso, perché M029 lo chiama la DuPont, invece la Schrae gli ha detto mettete la sigla R422D. È compatibile con lubrificante tradizionale di nuova formulazione, compreso olio minerale, alti in benzene ed esteri di polioli, che sono gli oli poliesterici. Esteri di polioli, se volete parlare in maniera raffinata, di esteri di polioli. Nella maggior parte dei casi non è necessario cambiare il tipo di lubrificante durante il retrofit. Ci siamo? Questo vi dice in pratica la DuPont. Eccezionale. Infatti io ai corsi tempo fa, molte ditte, e già noi usiamo il 422D. Proprio abbiamo risolto. Adesso alla seconda pagina vi dice quali sono i problemi, perché la DuPont lo fabbrica e lo vende, quindi dice un ostetone almeno, è bravo, l'ostetone viene buono. In realtà cosa succede? Allora vabbè, al secondo paragrafo vi dice bisogna cambiare l'R22 perché la normativa è, insomma, bombole sigillate, gas recuperato. Allora in pratica alcuni produttori di gas refrigeranti di sintesi hanno proposto questo gas alternativo. Sono la stessa famiglia, 422D, 422A, 427A. Quando cambia la lettera,
significa che il gas, la miscela è la stessa, ma cambiano le proporzioni dei componenti. Cioè invece di essere 30, 30 e 40, è 30, 20 e 50 per esempio, no? Dei diversi componenti. Quindi un cambio quando alla lettera della sigla del refrigerante significa che i componenti sono quelli, però miscelati in proporzione un po' diverse. Le miscele zeotropiche o azeotropiche sono formate da più refrigeranti. Quindi un COP 134. Un COP 134A, 407C, insomma, mischiati in determinate proporzioni. Voi avete quella tabella che vi ho dato all'inizio, per ogni miscela c'è scritto di che cosa è composta e in che percentuali. Compatibile. Sicuramente compatibili, se vanno a cazzotti li mette assieme, se no si scannano. Allora, 422D, 422A, 427A, trattasi di miscele zeotropiche aventi clide anche molto elevati, e qui cominciano i guai. Si tratta di miscele zeotropiche, che significa miscela zeotropica? Che non sono miscele nella stessa maniera, ci sono più componenti in diverse proporzioni. E uno può lavorare prima, un altro può lavorare dopo. Le miscele sono zeotropiche o azeotropiche, o quasi azeotropiche, o quasi, vabbè, diciamo azeotropiche e zeotropiche. Quelle azeotropiche non hanno glide praticamente, hanno scorrimento di temperatura. Vaporizzano e condensano allo stesso valore pressore. Le miscele zeotropiche invece, un componente più volatile dell'altro, quindi vaporizza a una pressione a temperatura inferiore e l'altro invece segue a distanza di qualche grado di temperatura e di qualche frazione di bar. Queste miscele zeotropiche che problemi comportano? Che quando si perde il gas non sai che modo vanno inseriti. La devi svuotare con forza. Se è persa una certa percentuale del refrigerante decimo. Non lo puoi rabboccare, se hai perso il 10% e il 20%, non lo puoi rabboccare, perché dei due componenti, dei tre componenti, non bravo, se ne è perso uno, quello più volatile, non sai quanto se ne è perso, quindi alla fine per ricostituire la miscela originaria devi svuotarlo e ricaricarlo con miscela nuova. Poi c'è il problema del grado dello scorrimento di temperature, e questo pone dei problemi alla valvola d'espansione. Perché ripeto, tutti quei valori sul riscaldamento, sotto raffreddamento, seguono poi la logica dei componenti di questa miscela, quindi diventa più complicato tutta la storia. Allora, cominciare a dire, si tratta di miscele zeotropiche, questo 422D, quindi attenzione, perché aventi glide anche molto elevati, il glide è questo scorrimento di temperatura durante i cambiamenti di stato, dallo stato liquido allo stato di vapore, e dallo stato di vapore allo stato il comportamento termodinamico, con le caratteristiche specifiche di ognuno di essi che le rende più adatte ad alta o bassa temperatura, è comunque generalmente meno soddisfacente dell'R22. Il comportamento termodinamico, cioè la capacità di scambiare, trasportare calore, è meno soddisfacente dell'R22. La compatibilità chimico-fisica con le sostanze preesistenti negli impianti di refrigerazione è da valutare attentamente. In taluni casi è necessario sostituire le guarnizioni in polimero, quali gli O-ring ad esempio, perché l'azione chimica dei nuovi composti tende a modificarne sagome e dimensione, originando numerose perdite inattese. Quindi se ci sono parti in gomma, O-ring, anelli di tenuta, eccetera, eccetera, il 422D ti deforma queste guarnizioni e quindi cominciano le perdite. Infatti questo si è riscontrato in molte situazioni pratiche, cioè cosa che ha dato molto fastidio, perché tu hai cambiato un gas, poi ti trovi davanti queste perdite, che poi la bocca la perdita continua, quindi smonta tutto per trovare queste guarnizioni dove, diciamo. Poi, trattandosi di miscele di gas idrofluorocarburi, anche l'olio lubrificante minerale dovrebbe essere sostituito con olio poliesterico. Quindi prima mi diceva addirittura puoi mischiare, puoi fare, non puoi miscelare, però l'idrofluorocarburo richiede l'olio poliesterico. Quindi per un lavoro, diciamo, accurato, preciso, definitivo, tu non ci puoi lasciare l'olio minerale.
Quindi è come se avessi messo una cotta lì, però poi dopo devi intervenire. Allora, esiste una buona tollerabilità al lubrificante preesistente e benché non debba superare il 15%, la sostituzione non è necessaria che sia effettuata in maniera particolarmente scrupolosa. Quindi la tollerabilità c'è, però vi dice pure che la percentuale non può superare il 15%. Cioè, la quantità di olio ne supera del 15% la quantità di refrigerante? No, l'altro olio, gli oli non li puoi miscelare, non puoi aggiungere questo nuovo olio in quantità superiore al 15%. Quindi non è vero che lo misceli nelle proporzioni in cui ti pare a te. Devi stare attenta a non superare con questo nuovo olio, nel vecchio olio, la percentuale del 15%. Quindi anche qui c'è un altro limite. E poi, inoltre è possibile che sia necessario adeguare le valvole termostatiche e o gli orifizi di esse alla maggiore portata volumetrica corrispondente e agli effetti del glide. Le valvole termostatiche o il capillare devono essere adeguate a una portata diversa, poiché le capacità termodinamiche sono inferiori del 422D rispetto all'R22, tu allora devi mettere in apertura per aumentare la quantità di 422D per avere la stessa efficienza energetica dell'R22. E qui devi mettere mano alla valvola termostatica. Se vuoi avere la stessa efficienza, se no hai un'efficienza minore. Ma sta termostatica direttamente 422D? Sì. Penso di sì, non lo so se l'hanno fabbricate, perché questo gas è uscito da poco tempo e lascerai che l'ente americano di controllo lo dovrà, diciamo, no, loro fanno, insomma, prendono atto del gas che la Bionda ha fabbricato e diranno queste sono le caratteristiche, ma è l'ente di Stato che lo dice, però lo dice dopo che ha preso visione bene, diciamo, di tutte le caratteristiche di questo gas. Quindi non so se adesso i fabbricanti hanno già fabbricato ecovalvole per il 422D, probabilmente non ci sono, dato un gas sostitutivo. Quindi è possibile che sia necessario adeguare le valvole termostatiche e o gli orifizi di essa alla maggiore portata volumetrica corrispondente agli effetti del glide, di questo scorrimento di temperatura. Infine, gli idrofluorocarburi e il POE, gli oli poliesterici, possono essere solventi per le morti e le cere che spesso si trovano nei vecchi impianti di refrigerazione e dunque si raccomanda un cambio d'olio entro i 3 mesi dal retrofit. Ricordate che gli oli poliesterici, anche gli idrofluorocarburi, hanno capacità fortemente solventi. È come succede nei impianti di riscaldamento con gli oli di origine vegetale, gli oli combustibili. Hanno capacità solventi fortissime. Se tu cambi lì, in quel caso, il gasolio, tutte le morti te le trovi nei filtri, ti mandano i blocchi di bruciatore in continuazione. Qui può succedere la stessa cosa, che praticamente, poi c'erano queste forti capacità solventi, le morti e le lacche che si sono depositate in giro nel circuito vengono sciolte, vengono fluidificate e ricominciano a circolare e ti possono intoppare, diciamo, le valvole di espansione, i capillari, ti possono dare gli infiltri, non ti possono dare una serie di problemi. Quindi da un punto di vista puramente meccanico, come pressioni, non ci sono problemi. La macchina per R22, insomma, con 422D, a livello di pressione, anzi, calano un pochettino le pressioni, quindi la macchina... Un po' rendimento. Però il rendimento è più basso. Il rendimento è più basso, la potenza termodinamica diminuisce e devi aumentare la portata del refrigerante per avere le stesse prestazioni. Vabbè, poi vi dice inoltre, vale la pena notare che sebbene sia abbia un ODP pari a zero, ODP vi ricordate, ozone depletion potential, potenziale distruttivo dell'ozono, poiché non contiene cloro, il potenziale è zero, però ha un effetto di surriscaldamento GWP, global warming potential, surriscaldamento dell'atmosfera, superiore a quello dell'R22. E quindi sotto questo punto di vista delle perdite possono creare un danno ambientale peggiore di una fuga di R22. Per concludere, diciamo, alla fine, le miscele sostitutive dell'R22 non rappresentano una soluzione definitiva,
E quindi il regolamento FGA sarà riesaminato entro il 2011 per decidere eventuali ulteriori restrizioni all'uso degli idrofluorocarburi, quali le miscele, le 422B di cui stiamo parlando. Quindi gli enti di controllo potranno poi limitarne l'uso, l'applicazione. No, questo riferisce solo alle miscele 422A, B e C. E D, A e B. E qui mette delle croci? Sì, no, no, ma parla, dato che sono 422D, 422A e 427A, che è una famiglia, diciamo, proprio di questi ischioni cosiddetti, che sono nati con queste prospettive. Ripeto, che le fabbrica, hai visto, si esprime, non cambi l'olio, cambi il refrigerante, non devi fare niente, non è vero, non devi fare niente, perché se mangi le guarnizioni, ti cominci a perdere da tutte le parti. Devi cambiare comunque l'olio, farci dopo 3 mesi, levare l'olio vecchio, le miscele che hai fatto e mettere un olio colesterico, alla fine non hai risolto niente, insomma. Quindi non è una soluzione. Infatti, alla fine vi dice l'ultimo paragrafo, prendere in considerazione il ritorno alla CO2, utilizzare come refrigerante l'anidride carbonica. Ma l'anidride carbonica ha un ciclo transcritico, lavora a pressione elevatissime, e quindi ci sono dei problemi pure lì. Cioè il COP di un sistema CO2 attualmente è piuttosto basso. Quindi come impatto sull'atmosfera la CO2 è praticamente il gas che ha un effetto bassissimo. Anzi, più lo vediamo, diciamo, se Però diciamo il problema è che ne viene messo in atmosfera talmente tanta che viene diventata. Se no l'anidride carbonica sotto questo profilo risolverebbe molti problemi. Sì, ma la rete carbonica, cioè tu hai l'elettricità, non spende di più la rete carbonica. Il discorso che faceva lei, no? E c'è un po' molto basso. Sì, ma il discorso è un altro: l'impianto di condizionamento, la quantità di rete carbonica ci va dentro è ridicola rispetto a un bruciatore che brucia gasolio e metano. Quello che emette la rete carbonica, ma non come emissione, come consumo elettrico. Sì, ah sì. A CO2 la assorbimento sono elevati, ecco, allora, detto, il COP della macchina è bassissimo. Infatti mi dice pure Pavedi, consiglia la CO2, però per un discorso più ecologico che altro, dice merita una certa considerazione la CO2, soprattutto se si riesce a sfruttare la produzione di acqua calda dal recupero del calore. Se riesci nel ciclo, dati gli elevati rapporti di compressione, la quantità notevole di calore che si genera, bravo, se tu lo recuperi con acqua sanitaria, allora le terra per il COP, diciamo, aumenta in una certa misura. Quanto è l'umidità adesso? 60%. Quando si arriva al 100% di umidità, che significa? Che siamo sott'acqua, a gocciolare, no, comincia a condensare. Che l'aria è satura e non accetta più umidità. Ci siamo? Il vapore, se io in casa, diciamo, negli ambienti di vita, gli uffici, il valore di umidità ottimale quant'è? 55. 55 d'estate, 50, 45 d'inverno. Il 50% va benissimo. Quando arriviamo al 100%, significa che nell'aria c'è una quantità di umidità tale che l'aria non ne accetta più, per cui si forma la condensa. Ma la quantità di umidità che l'aria accetta dipende dalla sua temperatura. Se uno si fa la doccia, perché le pareti si bagnano? Si bagna tutto quanto con l'acqua calda. C'è un'elevatissima quantità di vapore, l'acqua non riesce a accettare tutto il vapore e quindi si condensa e si bagnano le pareti, si bagnano. Man mano che aumenta la temperatura, l'aria riesce ad assorbire una maggiore quantità di umidità. Per esempio a 14 gradi, vedete, il punto di saturazione a cui non accetta più acqua è di 12 grammi di acqua nel gruppo. A 26 gradi ci possono stare nell'aria 24,668 grammi di acqua. Cioè ci possono stare fino a 24, non è detto che ci sia 24. No, fino a 24, a 24 è la saturazione. A 24 l'igrometro che segna? 100%. Bravo, 100%. Allora, questo è l'igrometro.
In questo momento l'igrofoto segna 50, diciamo 60%. 60% di umidità. La temperatura quant'è? 60%. Vabbè, facciamo 20 gradi. 20 gradi. A 20 gradi l'aria quanti grammi di acqua può contenere? 17. Il 60% di 17. Quindi 6 per 10 sono 6 gradi, 6 per 7 42. 10 grammi e 20 ci sono in questo momento nell'aria. Il 60% di 17 e 176. Ci siamo, questa è l'umidità relativa. Quindi l'igrometro indica l'umidità relativa, non assoluta. L'umidità assoluta è un'altra cosa. Noi preleviamo quest'acqua, cioè pesiamo pesiamo dell'aria, estraiamo l'acqua, vediamo quanti grammi di acqua ci sono. Quindi è la quantità totale, diciamo, no? Di acqua nell'aria. L'umidità relativa ci indica la percentuale rispetto alla saturazione. Quindi in questo caso, no? 20 gradi, 17 grammi, 60% 17 grammi. Questo è l'igrometro. Questo è un igrometro a capello. Cioè dentro c'è una trecina di capelli. Si usano i capelli razza, diciamo, di solito sudamericana, capello nero lungo, tipo indios. I capelli biondi norvegesi non vanno bene. I capelli crespi, ricci non vanno bene. Capello lungo, nero, doppio. E qui c'è una trecina di capelli. Se io alito qui dentro, la lancetta sale. Invece un umidostato, che fa l'umidostato? Aspetta, l'idrometro misura l'umidità. L'umidostato? L'umidostato, alzo il piede, guarda, lo faccio vedere.